Il lavoro è iniziato con un viaggio nel villaggio di Aspura, dove ho incontrato le comunità rurali, dove ho scoperto questa realtà, ancora fatta di tempi lenti, ancora una realtà agreste, e in cui proprio ho iniziato a documentare tutti gli oggetti, anche gli utensili proprio di uso comune che ho trovato nelle case delle tessitrici. E ho iniziato a fotografare, ho fotografato anche tutta questa serie di sculture casuali realizzate dagli abitanti del villaggio, quasi dei ready-made locali. E ho iniziato proprio a catalogare anche tutti questi oggetti che ho trovato subito molto belli, molto interessanti. E in un secondo momento tutti questi elementi sono stati ridotti a delle silhouette grafiche. E sono stati proprio nel disegno sovrapposti uno con l'altro, componendo queste stratificazioni, queste forme organiche, in cui proprio ogni elemento perde la sua riconoscibilità per dare però luce e forma a queste forme più articolate. Quindi diciamo che tutto dietro il lavoro giù al bandage, questo processo potrebbe essere appunto diviso in tre fasi. La prima fase in cui proprio di disegno, e in un secondo momento invece ad ogni silhouette è stata legata a una tecnica di tessitura diversa, da qui appunto è iniziato il dialogo con le tessitrici. Quindi la mia idea è stata quella di proprio mescolare in un unico pezzo, in un unico arazzo, tutte quelle tecniche, le diverse tecniche che di solito le tessitrici in realtà dividono con lavori diversi. Quindi, l'idea è anche quella di sfruttare le potenzialità scultoree dell'arazzo e quindi di mescolare proprio ancora diverse tecniche. Quindi alcune parti dell'arazzo sono state proprio lasciate molto lunghe, si dice in questo high pile. E alcune parti invece con il taglio, quello tradizionale low pile. In questo modo appunto si sono creati questa alternanza tra pieni e vuoti, tra pelo lungo e pelo corto. Invece la terza ed ultima fase è stata quella invece dell'installazione in cui proprio il pezzo ha preso la sua forma finale. Quindi dopo questo lungo periodo di dialogo che appunto è coinciso con il lockdown, quindi io sarei dovuto tornare in India a completare il lavoro proprio fisicamente assieme alle tessitrici, questo purtroppo non è stato possibile, quindi tutto si è svolto praticamente in questo dialogo online. Invece, appunto, nella fase finale, in cui proprio il pezzo è arrivato finalmente a Roma in esposizione, io ho dato la, diciamo, l'ho deciso e la forma finale, ed oltre a tutto il lavoro appunto di tessitura, ho aggiunto degli elementi provenienti dal mio studio di Venezia, in cui ho lavorato col vetro, col tessuto peruviano e con altri elementi che ho trovato nel mio studio. Quindi l'idea finale è stata proprio di creare questi pezzi in cui ci fosse quasi io lo chiamo proprio una promiscuità di materiali e anche di storie, in cui tutti questi elementi che arrivano e anche queste storie che arrivano dall'India, arrivano da Venezia, arrivano dal Perù, si incontra in un unico pezzo. E quindi nella galleria, nella fase di installazione ho, diciamo, tagliato tutte le parti in eccesso, che erano rimaste appunto appositamente lunghe. Ho iniziato a assemblare tutti questi, quindi cucendo il vetro con il tessuto, aggiungendo anche degli elementi fotografici, in cui appunto vengono finalmente svelati gli oggetti da cui tutto è partito. Jungal Bandi significa gemelli intrecciati e in Hindi è una parola usata per indicare in ambito musicale una performance tra due solisti che suonano in contemporanea. In questo caso è usata per raccontare il dialogo creativo avvenuto con la fondazione e con le tessitrici. La missione della Jaipur Rags Foundation è quella di sostenere le comunità rurali dell'India.
attraverso lo sviluppo socio-economico delle comunità e attraverso il lavoro della tessitura. Con la missione appunto della J. Progress Foundation ho trovato anche un legame con il mio lavoro, perché loro questo lavoro di sostegno lo fanno attraverso la trasformazione, attraverso il cambiamento delle realtà rurali, attraverso la trasformazione della materia per mezzo della tessitura. Quindi, secondo appunto anche il fondatore della missione, chi trasforma la materia viene anche trasformato la materia, e questo processo è anche in qualche modo uno dei punti fondanti del mio lavoro.